Buongiorno ragazzi, sono Mike Supreme, benvenuti in un nuovo episodio di Turmoil. Oggi andiamo avanti con la nostra avventura e pensavo fin da subito di migliorare l'efficienza dei miei cavalli, ossia aumentare le dimensioni dei carretti in modo da non dover avere 40.000 carri, ma non sono sicuro che sia la cosa giusta da fare. Dai Rabdomante, fai il tuo lavoro, muoviti Cristo, muoviti. Sto addormentando. Oh, finalmente Rabdomante ha trovato qualcosa. Quanto in profondità non si sa. Porca vacca, rischio di... No. Porca di quella vacca. Che idiota che sono. Si può ricominciare questa cosa? Se io faccio interrompere il livello, cosa succede? Guarda, al momento ti direi ho solo 2738 dollari perché sono stato scemo e ho annullato, interrotto il livello. Ma quindi non ho bisogno. Vediamo il report. No, non mi interessano i danni. Sì, andiamo a fare subito l'asta. Andiamo a fare l'asta. Come puoi dire che ho fatto 33 barili che non ho estratto niente? Porca zozza. Oh, tutti che si buttano di là, proprio alla grande. Ah. Prestito di 4.000, ho dovuto prendere il prestito perché sono rimasto senza soldi un anno intero di scavi, dal gennaio al dicembre. Iniziamo subito. Porca vacca, a destra i prezzi sono buoni. A sinistra però stanno crescendo. Dai Rabdomante, dai, dai cucciolo, dai che io confido in te. Non riesco a stare dietro a tutto questo petrolio. E non riesco a capire neanche quanti cavalli ho. Ecco a cosa serviva il contatore. Utilissimo. Ma d'altronde io sono una capra e non ci ho pensato. Tutti a vendere a destra. Tutti a vendere a destra perché così ci sta andando bene. I prezzi ci sono più che favorevoli. Però bisogna ricordarci anche di svuotare i pozzi, ragazzi. Se no poi mi tocca pagare le multe. E sapete che le multe non sono una bella roba. Intanto Rabdomante, per favore, fai un bel lavoro e trovi dell'altro greggio da estrarre. Sì, non è lo stesso pozzo che stiamo già scavando, vero Rabdomante? Dimmi che non è lo stesso, vero? Perché se è lo stesso, cioè vengo lì e ti prendo a mazzate col tuo stesso bastone. Ecco a cosa mi serviva la profondità del Rabdomante, adesso ho capito. Decisamente utile la profondità del Rabdomante, che in questo caso non ho. E mi avrebbe fatto comodo, perché non so più adesso dove andare, come fare. Ha trovato un pozzo, credo, qualcosa del genere. Allora proviamo a fare un... Ho bisogno di fare cash perché sono stato disastroso. Ho fatto un gran casino con quella roba del prestito, non prestito, inizia il mese, non iniziare il mese. Quindi ho perso un anno di lavoro e sono rimasto indietro con i piani. E alla fine ho anche potenziato i carri. Sì, ho potenziato i carri per qualche ragione, anche perché al momento non riesco a utilizzare il potenziamento dei carri, ma vabbè. Mi serve il contatore dei carri, mi serve la profondità del Rabdomante. Mi servono un bel po' di cose e ho anche 4.000 dollari di interessi da pagare alla banca, anzi 4.000 dollari più di interessi da pagare alla banca, quindi siamo messi veramente bene. Siamo al 16 giugno. Il Rabdomante arriva solo a questa profondità, quindi se voglio andare più in profondità mi toccherà andare a occhio, perché non sono stato tanto bravo e furbo da prendermi un Rabdomante con la bacchetta più lunga. E vabbè, pazienza, si fa quello che si può e si va avanti come si può. Nel Far West non c'erano leggi, non c'erano... Cioè, tutta sta gente che va avanti e indietro col carretto lo fa perché gli piace. Oh, abbiamo finito il pozzo anche a destra. Quindi adesso si fa il vecchio metodo sperimentale. Pensi che non ci sia più petrolio sottoterra? Clicca sull'icona dei soldi e termina il tuo contratto di locazione. Se termini il livello prima del 31 dicembre otterrai un bonus. Quindi se io finisco il livello perché ho trivellato tutto prima del tempo, ottengo un bonus. Ma ci deve essere qualcos'altro qua sotto. Bene, bene, ciucciate tutto il petrolio che c'è. Ciucciate tutto il petrolio che siamo arrivati a 20.000 dollari. 20.000. 20.000, chi offre di più? Chi più ne ha, più ne metta. Giù col petrolio. Vai col petrolio. Sì, il prezzo sta scendendo rapidamente anche a sinistra per qualche ragione. Non riesco a comprendere perché, ma io lo scoprirò.
sono deciso a andare fino in fondo a questa faccenda. C'è sicuramente qualcuno che mi sta sabotando, probabilmente una qualche talpa sotterranea. Ma le talpe stanno sottoterra, dove cacchio vuoi che stiano se no? Il prezzo sta scendendo rapidamente, quindi vendiamo da quest'altra parte. Siamo al 30 di settembre. Abbiamo finito tutti i pozzi petroliferi, finiamo di vendere quello che ci rimane. 1,17 addirittura, vai così, vai così, vai così. Siamo a $26,000. Mi sono rifatto di tutti quelli che erano i miei problemi praticamente in un anno. E dov'è che devo cliccare per concludere? Qua. Debito di interesse 3% al mese. Non mi interessa prendere in prestito, ho zero di debito. Bene. Valore rimanente allocazione terreni. Mi dà altri $166. William, caro, io ti dico che siamo a novembre e io interrompo il livello e torno in città con $27,000. Ah, mi erano rimaste tre pozzette piccoline. Bonus per il ritiro anticipato di $1,000 addirittura. Allora, spese 7,000, debiti con le banche 4,500. Multa per fuoriuscita, ovviamente, che potevo risparmiare $1,000 e ho fatto un profitto di 23,000 in un livello. 23,000. Voi quanto avete fatto, piccoli stronzetti, eh? Quanto avete fatto? Siete delle piccole cacchette ambulanti, non avete fatto niente. Pensi che le tue operazioni di scavo per il petrolio possano essere migliorate? Vai sui suggerimenti del sindaco, ti darò una mano in cambio di un piccolo compenso. Ma non mi interessano i suggerimenti del sindaco. Vaffanculo tu e i tuoi suggerimenti. Allora, parliamo con Daphne, dove c'è William. William, dammi del contante, l'anno prossimo ridurrò i tassi di interesse del 30%. Ma non mi interessa. 30% anche quello è tanto, eh. Allora, mi interessa la profondità del rabdomante. Fanno i miracoli, fanno i rabdomanti adesso. Vediamo, vediamo se riescono. Oh, guarda, riescono a scavare fino in fondo. Ma il terreno mi sembra più piccolo. Per qualche ragione. Vabbè, stesso. Rabdomanti, ce la facciamo? Di là c'è un buon prezzo. Vendi tutto, per favore. Rabdomante, dove sei? Trovami altri cosi qua. 1700. Siamo un po' scarsi quest'oggi, eh. Un po' scarsi. Lascia che ve lo dica. Pozzi in profondità, hai detto che mi troverai. Pozzi in profondità, perché ti ho fatto migliorare il bastone. Bastone più buono, soldi più buoni. Giusto? Estraiamo tutto quello che è possibile. 1,34 addirittura! Dai ragazzi, su! Estraiamo tutto! Tutto come se non ci fosse un domani. Vado io con la vanga e scavo se serve. Guarda i soldi come vengono giù. Mio Dio. Mi piace questa cosa. Mi piace. 20,000 anche oggi. 20,000. Abbiamo raggiunto quota 20,000. Questi mi fanno morire di infarto perché non riescono a capire che ci sono due trivelle che funzionano in tutta la mappa. Cioè, o vai da una o vai dall'altra. Quando una è più piena, vai da quella più piena. Non è difficile. Guarda. Guarda. Ero quasi a 30,000. Quasi a 30,000. Per un pelo non ce l'ho fatta. Interrompiamo il livello. Dove erano? Ho estratto tutto! Ho estratto tutto il petrolio! Grande me! Bonus per il tiro di anticipo! Grande me! $32,000, ragazzi! Sono un fenomeno! Fenomeno! Guarda, 14,000! 32,000, baby! 32,000! Benvenuti all'asta! Siete pronti a iniziare l'offerta? Siamo pronti! Siamo prontissimi! Dammi dove posso estrarre! Questo sarà mio! Oh, oh! Fanno botte! Attenzione! 2,000, 2,000, 3,000! C'è la Blanche lì che vuole sempre pagare più degli altri. Larghezza 2, profondità 2. Attenzione, ha preso la larghezza 2. Joshua, devo stare attento e farlo fuori prima possibile. Usiamo rabdomanti e talpe per cercare il petrolio. Lì non c'è niente. Talpa, dove sei finita? Sì, ma se vai in superficie, talpa, cioè che Cristo. Dio quanto sono inutili le talpe. Sono inutili le talpe. Sono delle piccole cacchette che vanno sottoterra e fanno questo lavoro, che scavano i triangolini, ma non si riesce a capire niente. O sono loro che sono inutili o sono io che sono incapace. Cioè, non riesco a capire. Una delle due deve essere. Alan! 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 Al! Alan! 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 Adesso grande competizione tra i due. Grande competizione! Attenzione! 1,25 a destra, 1,10 a sinistra. Chi vincerà questa partita? Non si sa. Chi vincerà questa partita? Oh mio Dio, vediamo. Qualcuno sicuramente la vincerà, perché io sono qua per farci i soldi. La talpa che si fa i giretti sottoterra dove cazzo vuole. Cioè, nel senso, sta girando veramente
ad minchiam, tradotto in dal latino ben detto. Non è stata molto produttiva questa giocata, non è stata per niente produttiva a dire la verità, e quindi non lo so esattamente come andrà a finire. Dai, ciucciali sto petrolio, dammi sto petrolio, vai così, bravo, bravo. Abbiamo venduto tutto? Fino all'ultima goccia abbiamo venduto. Quindi addio. Addio, guarda, era tutto lì, mamma mia. Bonus per il tiro, $9,000. Ho fatto $9,000 di profitto. Sempre meglio degli altri, sempre meglio degli altri, perché io sono meglio degli altri. E dato che sono meglio degli altri, io direi che concludo qua questo episodio di Turmoil. Se vi è piaciuto ricordate di lasciare un like, se non siete iscritti iscrivetevi. E ci vediamo al prossimo episodio. Buon proseguimento, qua Mike Supreme, passo e chiudo, ciao!